Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nostro nuovo daily vlog. Oggi faremo un video che aspettavamo da tanto, ovvero assaggeremo tutte le pizze super particolari e strane che vendono al Lidl. Infatti, cioè, guardate che bella la prima pizza con fichi e gorgonzola, cioè sono particolarissime, costano anche poco e quindi oggi abbiamo detto assaggiamo tutte quelle che ci attirano. Quindi adesso inforniamo tutte le pizze e le assaggeremo tutte insieme a voi. Bene ragazzi, ci siamo accomodate e non vedo l'ora di criticare queste pizze. Partirei dalla prima che ha preso Chiara: pizza con fichi e gorgonzola DOP. Partiamo alla grandissima. Queste della Deluxe erano in offerta a 1,99 € invece di 2,49 €, quindi top. E io direi che di ogni pizza dobbiamo votare varie categorie, okay, che però non abbiamo ancora deciso. Allora, l'estetica. Ok, estetica che riguarda un mix tra la confezione e poi la pizza una volta pronta. Sì, il gusto, ovviamente. Okay. E basta, gusto ed estetica. Partirei col dire che la confezione è molto molto elegante, sofisticata. Vero, tutta nera così. Sì. Piccolina. Piccola, si vede anche già dalla confezione che è molto più piccola rispetto alle altre che assaggeremo dopo. E ho notato anche dai grammi, perché questa è 360 grammi, altre sono 420, quindi... Wow, qua stiamo attenti perché c'è l'aceto balsamico, mi sa. Non c'è scritto però sulla confezione. Questo è un punto che però... Perché se non ti piace, sì, certo, si vede dall'immagine, però magari uno non ci pensa, no? Si presenta bene, direi, con anche tanti fichi. Quindi andiamo ad infornare e vediamo che succede. E qua faccio comparire il nostro piatto da pizza, cioè proprio scelto per l'occasione. Eccoci qui, ragazzi! Mamma mia, c'è un odore di gorgonzola. L'estetica merita, attira. Sì, sì. E poi c'è anche il cornicione, sembra bello potente. Vero? Per essere una pizza surgelata. Cin cin. Cin cin. È bollente. Il Lidl non delude mai. Questo gorgonzola che gli dà quella nota un po' salata. Il fico dalla parte dolce e l'aceto balsamico da quel tocco in più, no? E sinceramente mi piace un casino l'impasto. Magari un po' imprecisa, un po' che l'aceto balsamico è solo da un lato, se vogliamo andare a trovare il pelo nell'uovo. Il pelo nell'uovo. La confezione attrae, bella, no? Da fuori anche. Un 8 ci sta, Un 8. Io per il mio gusto, un pizzico di sale in più mi avrebbe fatto esaltare un po' più i gusti. Direi un 9. Dai, 8,5. 8,5. Dai, ci teniamo strette. Seconda pizza, sempre della stessa marca di prima, ovvero la marca Deluxe. Pizza con funghi porcini e tartufo, cioè non potevamo assolutamente non prenderla, anche questa cotta in forno a legna. Noi amiamo il tartufo e amiamo anche i funghi e quindi vediamo un po'. Ok, dovevamo assolutamente prenderla. Piccoline, però. Piccoline, sofisticate, dai. Sì, senti che profumo di fungo porcino. Wow. E il tartufo? Guardate che belle scaglie di tartufo. Attira. Beh, secondo attira. Me parte bene. Quindi direi di metterla in forno e assaggiarla. Sono curiosissima di sentire il livello dei funghi. Perché i funghi porcini costano un patrimonio, mi fa strano, che costi 2 euro, ce ne sono pure tanti. Io andrei subito all'assaggio perché sono super super curiosa. A non ustionarti. S-
Ti cavoli, che bomba atomica! Questa vince tutto, mamma mia, ma guardate quanta cremina! Hanno messo anche un po' di sughetto al tartufo per dargli il gusto. Mi sento in colpa di dire queste cose, ma sia questa che quella di prima sono molto più buone del 90% di pizzerie in cui ho mangiato. È la realtà, Non so se si può dire. Ma poi i funghi porcini, no, ok, sono surgelati, quello è ovvio, però sono teneri. L'impasto è buono come quello di prima, però questa mi piace di più. Si sentono molto di più i sapori, si sente tantissimo il tartufo e tantissimo i funghi. Sinceramente darei un 9 e un 9. L'altro abbiamo dato 8 e 8 e mezzo, giusto? Beh sì, infatti all'altro 8 e mezzo di gusto, a questa 9 perché ha un qualcosa in più. Abbiamo mangiato due pizze particolari, quindi adesso andrei con un classico. La che margherita. Dici? Un classico, però abbiamo una margherita con bufala, con mozzarella di latte di bufala e pomodorini semisecchi sopra in ma più. Ma veramente? C'è scritto qui. E questa invece non è più deluxe ma italiano. Quindi vediamo un po' come se la giocano. Quanto l'abbiamo pagata? Questa 2,50 euro. Sì. L'estetica. Ok, stavo dicendo l'estetica meno dell'altra. Perché infatti l'altra è deluxe, scusa, è già dal nome. Più sofisticata. Questa è più casalinga. Infatti solo come gusto personale mi piace più questa. Ma non perché l'altra confezione era brutta, perché le confezioni nere non mi piacciono tanto. Beh, ok, è quasi il doppio dell'altra. Ok, è più grande. Diciamo che gli ingredienti sono un po' sparsi male, Sì. Forbici. Ok. Sembra a vedere che ci sia proprio la mozzarella di bufala. Vero, infatti. Anche un po' di mozzarella normale. Sì. Il cornicione è preciso però, Sti cavoli, sembra bello. Un cornicione di una pizzeria. Guarda. Cioè, vai in forno. Vado. Volevo dirvi, vi piacciono questi tipi di video in cui proviamo varie cose? Perché noi ci divertiamo da matti. Veramente, come gli assaggi snack. Sì, sono quasi i nostri video preferiti. Sì, qualsiasi tipo di assaggio sia, ci divertiamo troppo a comprare tante cose della stessa cosa e poi assaggiarli, dirvi come sono. Secondo noi è anche interessante, no, come format, perché uno comunque nella vita normale non è che va a Lidl e compra tutte le pizze di Italiamo, cioè no. E poi soprattutto nella vita normale uno fa che allora io ho assaggiato quella funghi, porcini e tartufo, mi è piaciuta, la prossima volta riprendi quella, sì. Non vado a provarne un'altra che poi magari dici vabbè magari spendi i soldi poi non mi piace, quindi riprendi sempre la stessa tutta la vita, invece così ti obblighi facendo il video a provarle tutte. Esatto, e così con la scusa del video possiamo dirvi le nostre impressioni, ovviamente sono nostre impressioni perché tipo io magari ho dei gusti, mi piace più un'altra di un'altra, sono gusti, però comunque un minimo uno vi può dire se quella pizza non ne vale la pena, fa schifo, sì, certo. Oppure se è buona, no? Ragazzi, impegnatevi, pensateci e scriveteci nei commenti delle idee che vi vengono in mente su degli assaggi che potremmo fare. Qualsiasi cosa vi venga in mente, voi scrivete che noi andiamo a comprare e assaggiamo tutto. Esatto, tutto. Potremmo assaggiare tutti i biscotti del Mulino Bianco, potremmo assaggiare tutti i ravioli di Giovanni Rana, ci parte un rene, però vabbè. Secondo noi è molto divertente di intrattenimento. Fateci sapere, vado a togliere la pizza, se no si brucia e poi diamo la colpa a Lidl. Beh, devo dire che da cotta è più bella che da cruda. Vero? Il Lidl non lo batte nessuno per queste cose. Mi dispiace, ma... Mamma mia, un profumo di Napoli. Napoli mille colori. Ah, taglio qui che vedo che c'è più bufala, Ok, così vediamo se è bufala. Vediamo, vediamo. Io la mozzarella di bufala a Napoli l'ho mangiata. Tu l'hai mangiata a la Napoli, mozzarella no. Vera di bufala? A Napoli? Proprio a Napoli no. Guarda il sugo, guarda il sugo come scende. Sì. Yuppi. Vediamo un po'. Oh, è schizzato tutto il
sugo, ma sta tovaglia è da lavare. Allora, io inizierei dicendo che mi piace un casino il cornicione, cioè l'impasto, quasi più dell'altro. Questo sa più di pizza. Il pomodoro pure mi piace tanto, che è bello dolce, no? I pomodorini pure ci stanno bene, che danno quello spritz in più. La mozzarella. Mozzarella, non è mozzarella di bufala, cioè non mi viene manco in mente. Diciamo che la differenza è che ha dei pezzi grossi interi, però non senti la mozzarella di Napoli. No. Estetica abbiamo detto, quando era congelata, perché tutti i pomodorini erano da una parte, la mozzarella era un po' uscita dal cornicione, però poi da cotta è più bella. Ha recuperato 7,5. 7,5. L'impasto mi piace un casino, il pomodoro è molto buono, l'unica pecca è la mozzarella. Che però è una pecca grossa. Eh sì, perché comunque la margherita normale con la mozzarella normale costava meno. E quindi se me la fai pagare di più ci dovrebbe essere una differenza che però non sento. E quindi darei un 7,5. 7,5 e 7,5, dai, ci sta. Definitivo. Definitivo. Prossima pizza che andiamo ad assaggiare è un'altra pizza particolare. Sempre della marca Italiamo, quindi come prima sempre 2,50 euro, salsiccia e friarielli. Sono curiosissima di assaggiare salsiccia e friarielli del supermercato. Vero, cioè, che friarielli, oddio, non so nemmeno che gusto abbiano. Non li ho mai assaggiati, non ho mai preso la pizza neanche al ristorante di questo tipo. A vederli sembrano broccoli. Sì, bella. Questa è bella. Questa è precisa, precisa. Non fa una piega. No. Cioè, guardate. Non si può dire niente. Su questa. Questa è bellissima. Wow. Cioè, non farei altro che portarla in forno. Ecco. Portarla. Andiamo. Bene. È arrivata salsiccia, friarielli e mozzarella. Estetica, io do 10. No, è bella. Non me ne interessa. No, sto verde dà quella cosa in più. Beh, ma poi è vero che sembra un po' integrale? No. In confronto alla margherita. È un po' più, secondo me, perché è un po' più cotta. Sì, può essere. Intanto volevo dire che ha un botto di condimento. Ah, vero? È ustionante, ti stai ribruciando di nuovo il palato. La devo assaggiare calda. Ma solo io sento prezzemolo? No, c'è. C'è prezzemolo? C'è prezzemolo, mi sembra, ci sta anche bene. I friarielli mi piacciono un casino. Non avrei immaginato, perché tutta sta verdura verde qua sulla pizza non mi attirava, invece... No, invece sta proprio bene. L'unica cosa che volevo dire, a me, io preferisco perché a me non piace, ma la salsiccia non si sente. Che è strano, la verdura copre la salsiccia. Io devo dire che ha superato le mie aspettative. Sì, anche le mie comunque. Perché molto buona. Poi c'è questo retrogusto di prezzemolo, aglio, non lo so, che sta benissimo. Estetica io do 9. Cioè, non che abbia dei bellissimi colori stratosferici, però è precisa, cioè è fatta bene. Estetica 9 e gusto... Sì, si sente poco la salsiccia, però non lo so, mi piace. Non lo so. Io darei un 9. Addirittura, così mi tanto. Mi piace. Mi piace perché ha superato le aspettative, quindi darei di più di quanto darei, perché me la immaginavo meno buona, invece è più buona. 8,5. 8,5. Bene, andiamo con l'ultima pizza. Sempre della marca Italiamo, ma un'altra versione. Qua c'è scritto in collaborazione con gli agricoltori Coldiretti. Dovrebbe essere più naturale. Infatti, l'estetica, no, sono queste campagne, stile mulino bianco. Sì, no? Quindi agricoltori. Volevo dire subito che secondo me è molto carina la confezione. Sì. È carino che sia tutto sul beige qua, no? No, sì, non so, mi viene voglia di comprarla. È carina, sì, attira. Vero? Poi con la bandiera italiana qua ci sta. Mamma mia, che casino sta facendo sto forno. Questo ha un impasto totalmente diverso, Che poi è della stessa marca Italiamo. Cioè, sembra strano. Non ha il cornicione. Cioè, ci sono tutte ste patate enormi, pomodori enormi, cipolla enorme, rosmarino.
L'unica cosa è che è sottile, non è. Ma proprio non un altro pizza impasto, senti? Sì. Direi vado io, va? Vai, così vai. Mi alzo un attimo. Mamma mia, sono piena. Ecco una contadina, beh, pure questa d'estetica però merita, no, perché è bella questa. Guarda in forno com'è diventata tutta. Non so di gusto. Di gusto non perché so. Perché è strana, sta pizza non è un tipo di pizza che mi fa impazzire, nel senso preferivo quelle con i cornicioni alti, sì, no? Sì, non è un tipo di pizza italiana, io direi, eppure. Eppure è quella più italiana in teoria. Sì, perché è fatta alla contadina, ci sono gli ingredienti della terra, sì. I pomodori, le patate, poi la messi cipolla. Proprio così. Come sì. Se fossero buttati lì, no? Ste patate attirano proprio, ste patate. Vero? Essere così belle tozze. Aspetta, non è calda. Non è calda? È da rimettere dentro. Ah, no, sono congelati. Rimettiamo in forno. Dovevamo toccarli. Non ci ho pensato. Si mangia! Spegni ecco il forno. Se... Questa è la mia, vero? Sì. Vediamo se riusciamo a mangiare sta pizza. Prendi. No. Sti cavoli, quanta mozzarella. Ah, io non ce l'ho. È una pizza fresca. Pure che mi sto ustionando. Però è fresca. È una, la cipolla, una pizza che pomodoro. Mi piacerebbe mangiare anche d'estate. Da molto idea di naturale, che è quello che poi volevano dare. Mm-mm. E mi piace anche l'impasto. Sembra quasi una piadina. Allora, l'estetica 10. 9 e mezzo. Prende. Il gusto è buono. Cioè, come tipo di pizza, come ho detto prima, mi piacciono di più le altre. Nel senso più vera pizza napoletana, tra virgolette. Questa è più una piadina. Non so, mi ricordo però una piadina. Però è buona, Così fresca. Buona con la cipolla, il pomodoro. Secondo me io gliele darei un 8, Vero? Sì. Cioè ti dà l'idea che proprio hanno appena raccolto queste cose dalla terra. Vero, è strano, Direi carina anche l'idea, così una pizza contadina. Bene ragazzi, quindi siamo arrivate alla fine anche di questo daily vlog. Noi siamo strapiene di pizza, abbiamo assaggiato esattamente 5 pizze del Lidl. Sono avanzate, stanno lì, Sì. Ne abbiamo mangiate tipo metà di ognuno. Sì, veramente, veramente tutte buone, dalla prima all'ultima. Vero? Noi ci vediamo al prossimo daily vlog. Ciao! Ciao!